Consiglio Decidiale esamina stasera il bilancio di previsione, tanti gli investimenti programmati in una manovra da quasi 162 milioni di euro. Superata l'emergenza rifiuti, si prospetta un agosto pulito ad Acireale, programmata un'intensa opera di sanificazione ambientale su tutto il territorio. Calcio, l'Acireale piazza il colpo in attacco, preso l'argentino Pigliuca per puntare alla Serie D, ufficializzato l'organigramma da lunedì in ritiro. Bentrovati dalla redazione di Reporter, questi gli argomenti in primo piano. Tra gli altri parleremo di Giarre, anche Giarre alle prese infatti con il bilancio. Il sindaco Angelo Danna detta i tempi per recuperare il gap. Fare i puntati poi sul pozzo di via Felicetto, sulla casa dell'acqua di via Felicetto a Guardia, frazione di Acireale. Alcuni nostri telespettatori hanno segnalato alcuni disservizi. E poi parleremo anche della due giorni al via domani ad Acireale, dedicata ai più piccoli, la mezzanotte dei bambini. Ma come sentito dai titoli, partiamo sì da Acireale, ma dal Consiglio Comunale di questa sera, dedicato all'approvazione del bilancio di previsione, tanti gli investimenti programmati in una manovra da oltre 160 milioni di euro. Sentiamo. Approda stasera nell'aula del Consiglio Comunale il documento finanziario varato lo scorso maggio dalla Giunta Barbagallo, che ha approvato il bilancio di previsione 2016, una manovra da 161 milioni e 810 mila euro, basata, è stato sottolineato, su un delicato equilibrio tra entrate e uscite, ma che ovviamente lascia spazio alle politiche strategiche di sviluppo tracciate dall'amministrazione. Tanti gli investimenti programmati, dall'abbattimento dell'ecomostro sulla Timpa alla rimozione dell'amianto a Pozzillo, dall'informatizzazione degli uffici all'acquisizione del percorso ciclabile sulla Timpa e ancora i fondi per il recupero della Villa Belvedere e la riqualificazione delle piazze di Santa Maria Malati, Scillichenti e Pennisi. È un atto importante, fondamentale per poter lavorare e per avviare una serie di interventi che si faranno nei territori. Ci saranno diversi interventi, un intervento che i consiglieri comunali sono voluti intestare anche in seguito alla decurtazione dei gettoni di presenza e la riqualificazione di alcune piazze, è inserita appunto la possibilità di riqualificare la piazza di Pennisi, la piazza Santa Maria Malati e anche la piazza di Scillichenti, qualora appunto la Curia ci desse la possibilità, ci desse la piazza, perché ancora è di proprietà appunto della stessa. Quindi ci sono insomma degli interventi importanti, alcuni che si sono voluti intestare i consiglieri comunali proprio per dare un significato alla decurtazione che hanno attuato rispetto ai propri gettoni di presenza. Attendiamo questo bilancio anche per moltissime azioni diverse e per cofinanziamenti che riguardano interventi fatti attraverso fondi comunitari, la rotatoria di via Lazzaretto, la pista ciclabile, ormai abbiamo, come dire, il decreto definitivo, però ci sono dei cofinanziamenti e quindi occorre anche in questo caso il bilancio. Il recupero della villa, che dovrebbe essere il progetto pronto, però mancando appunto le somme, la disponibilità diciamo delle somme, siamo in questo momento bloccati. Insomma, una serie di interventi che vanno assolutamente fatti e nonostante le grandi difficoltà economiche e le risorse che i comuni in questo momento hanno, noi abbiamo programmato e adesso vogliamo raccogliere i frutti. Anche a Giarre, come sentito alle prese con il bilancio, il sindaco Danna detta i tempi per recuperare il gap. Intanto altra questione sul tavolo, l'emergenza rifiuti. Sentiamo allora il primo cittadino giarrese. Giarre era fermo al bilancio approvato nel 2014, la scorsa settimana in giunta abbiamo approvato lo schema di bilancio preventivo 2015 che è già stato mandato ai revisori dei conti e passerà subito dopo al neo insediato consiglio comunale. Noi contiamo di poter recuperare questo gap che si è creato, per cui da qui a fine agosto, primi di settembre, speriamo di poter approvare il bilancio preventivo. Parallelamente stiamo lavorando sul piano di riequilibrio, poi dovremo passare al consuntivo 2015
e speriamo entro l'anno finalmente di avere anche il preventivo 2016, che per noi significa recuperare questo tempo perduto. Questo significherà, tanto per dirne una, la possibilità di riavere i finanziamenti, gli stanziamenti sia nazionali che regionali. Per quanto riguarda il tema dei rifiuti, ho recentissimamente emanato un'ordinanza. Quest'ordinanza, le due cose principali sono: uno, aver individuato un'area di stoccaggio temporaneo che sarà nella zona di Tre Punti e che ci permetterà appunto di poter conferire il materiale differenziato per poi portarlo alle piattaforme. La mancanza di un'isola ecologica, sappiamo tutti, ha già restato per tanti anni un vero problema che non ha mai fatto decollare la raccolta differenziata. Noi oggi intanto individuiamo un sito, facciamo un'operazione di tipo temporaneo, ma che potrebbe poi da settembre in avanti, contiamo, poter darci questa possibilità. E poi, sempre sui rifiuti, abbiamo differenziato quello che è il frutto della sfoltitura di piante, sia dei giardini pubblici che privati, che non dovranno da questo momento in poi essere conferiti indifferentemente in discarica, ma dovranno essere indirizzati in un'area appositamente convenzionata che è preposta proprio a raccogliere questo tipo di rifiuto. Questi due strumenti ridurranno il materiale che noi conferiremo in discarica. Questo comporterà tendenzialmente una diminuzione dei rifiuti smaltiti e nello stesso tempo ci auguriamo anche un piccolo contenimento dei costi. E a proposito dell'emergenza rifiuti, c'è un SOS lanciato da Agriturist, l'Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio. Molti turisti infatti sono in fuga da diverse città dell'area ionico-etnea proprio a causa dell'emergenza rifiuti. Sentiamo. L'emergenza rifiuti continua a far discutere nel territorio ionico-etneo, nonostante da lunedì 18 il comune di Acireale, costretto ad alzare le percentuali di differenziata e ad abbassare la quantità di rifiuti conferiti in discarica, abbia iniziato dal centro storico la raccolta porta a porta, per poi spostare il raggio d'azione a Santa Maria La Stella e a Pennisi. Il servizio d'emergenza di raccolta sembra però non avere ancora portato i risultati sperati, o perlomeno non in tutti i paesi. A denunciare le condizioni in cui sono costretti a ricevere gli ospiti, gli agriturismi di un'ampia zona della provincia etnea, è stata in questi giorni infatti Agriturist, l'Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio, esattamente nella persona di Giuseppe Strano, presidente regionale, che ha lanciato un appello. Da giorni riceviamo segnalazioni da parte dei nostri associati della zona ionica di fortissimi disagi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, spiega Strano. In particolare la situazione risulta essere molto complicata a Riposto, Acireale e Giarre, dove alcuni ospiti hanno lasciato in anticipo le strutture prenotate da mesi. Si tratta addirittura di 40 strutture nell'area ionica che hanno visto i propri ospiti, una volta arrivati, fare marcia indietro, causa le condizioni igienico-sanitarie del territorio. Alla faccia della vocazione turistica del nostro territorio, con conseguente danno d'immagine all'estero e non solo. L'area ionico-etnea, aggiunto Strano, è sommersa dai rifiuti anche nelle contrade di campagna e gli agriturismi collocati in queste zone rischiano il collasso economico, oltre che un danno d'immagine difficilmente recuperabile. Da Riposto, ad esempio, uno dei comuni più colpiti dall'emergenza rifiuti, arriva la testimonianza dell'imprenditore Mario Faro. I nostri agriturismi, in cui investiamo tempo e fatica e per i quali paghiamo migliaia di euro in tasse per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, sono assediati dal pattume e per noi è un disastro, afferma Faro. Per i nostri ospiti è diventato impossibile cenare all'aperto e svolgere qualsiasi tipo di attività a contatto con la natura, aggiunge l'imprenditore. Sara Romeo, presidente di Agriturist Catania, così sollecita un intervento immediato da parte delle istituzioni preposte per far tornare la normalità in tempi brevissimi. Si mobilitino i sindaci dei comuni colpiti da questo gravissimo disservizio che mina l'attività di tanti imprenditori che, sotto turismo legato all'ambiente e alla natura, dedicano il loro lavoro e la loro passione. Se per quanto riguarda la zona Cese, secondo quanto riferito dall'amministrazione, la situazione d'emergenza sembra essere rientrata, nelle zone di Giarre e Riposto si attende un riscontro. Infatti il presidente regionale di Agriturist, Giuseppe Strano, si impegnerà nelle prossime ore a verificare di persona le condizioni in cui versa il territorio. E parleremo di emergenza rifiuti anche in apertura di seconda parte di Reporter. Adesso linea alla pubblicità. C'è qualche problema?
Ok, pronto a tra poco, dunque dopo la pubblicità, con la seconda parte di Reporter. Che metti ci serve? Un'auto usata? Che cosa mi vuoi? Un'auto seminuova o un'auto nuova? Convenienza e garanzia. Unicar! Oh, ecco qua una famigliola. Lei signore ha scelto il posto giusto per cambiare la macchina. Questo glielo dico io, l'Itterio. Me lo dice a me che io sono il proprietario? Ma perché lei è signor Carcione? Signor Carcione sono, sì. Chiedo, scudavo. Mi perdoni. Unicar! Che piacere di guidare! Quando scegli un paio di occhiali, non ti accontentare. Cerca quella qualità visiva che va oltre il semplice guardare e scoprirai che c'è più vita in quello che vedi. Chiedi al tuo ottico lenti Zeiss. Ottica Grasso, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Acireale, nuovo ampio concept store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in via Matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni d'ottica. Oragel, un tesoro di freschezza direttamente dal mare sulla vostra tavola. Il pescato di Oragel non attraversa una filiera esterna. Raggiunge Oragel per essere lavorato e proposto in pescheria. Oragel. La pescheria al dettaglio con i prezzi all'ingrosso, dove oltre al pesce fresco offre dei surgelati e ottimi preparati. Lavoriamo direttamente lo stocco e il baccalà, preparandolo con cura attraverso antichi metodi, per garantire la massima qualità. Oragel, ad Acireale, in via De Amicis, angolo via Alessandro Volta. Vai dove ti porta il cuore. Scegli dove fare un break. Al mare, in collina, in montagna o in città, Blue Bar c'è. Granite, gelati tutti i gusti, dolci buonissimi, tavola calda, ricchi aperitivi e tanto altro da gustare in ogni momento della giornata. Blue Bar, vai dove ti porta il cuore. A Stazzo, a Fleri, a Zafferana o se ti fermi in città, Blue Bar Daci, nuova apertura, via Ingegnere Antonino Scalia. Piscine Castiglione. Scegliete come volete la vostra piscina, noi ve la realizziamo. Con Piscine Castiglione il vostro progetto diventa realtà. Grazie all'esperienza, alla creatività e alle nostre tecnologie potrete sbizzarrirvi e richiederla come la sognate. Vi consiglieremo per renderla funzionale anche scenograficamente. Chiedete un progetto e un preventivo al concessionario di zona, Michele Messina, via del Santuario 4, Acireale. Telefono 328 222 44 41. Piscine Castiglione. Dal 1961 la storia delle piscine. Di nuovo in diretta per la seconda parte di Reporter. Da Acireale si corre ai ripari dopo l'emergenza rifiuti delle ultime settimane. L'amministrazione ha annunciato un'opera di sanificazione ambientale dal 1 al 4 agosto prossimi su tutto il territorio comunale. Sentiamo. Troppi problemi sofferti in questa calda estate dei cittadini di Acireale. Dalla novità della ZTL ai disservizi postali alla tragica situazione dell'emergenza rifiuti. Su quest'ultimo fronte si corre ai ripari. Il sindaco Roberto Barbagallo e l'assessore all'urbanistica e all'ambiente Francesco Fichera hanno comunicato che dall'1 al 4 agosto sul territorio comunale saranno effettuati interventi di derettizzazione, deblattizzazione e disinfestazione da insetti nocivi. Di nuovo igiene, pulizia e sicurezza in una splendida città che fino ad ora è stata segnata da cumuli di rifiuti e aria malsana. Gli interventi cominceranno proprio nelle frazioni marinare, principali siti turistici, e si protrarranno via via in tutte le zone del centro, dall'R8 fino a completamento. I cittadini però dovranno fare la loro parte. Nelle zone periferiche a partire dalle ore 22 e nel centro urbano a partire dalle ore 24 fino a completamento dovranno mettere al sicuro all'interno degli edifici biancheria, giocattoli e animali domestici e tutto quanto può essere usato a scopo alimentare. Ed inoltre, per evitare problemi di ogni sorta, dovranno tenere chiusi gli infissi esterni anche dopo la conclusione della disinfestazione per almeno un'ora. Per eventuali emergenze si consiglia di contattare la Polizia Municipale. Parliamo adesso del Pozzo Felicetto di Guardia. Arrivano infatti alcune segnalazioni da diversi nostri telespettatori su alcuni disservizi per un servizio comunque gradito dai cittadini acesi. Qualcosa però andrebbe migliorato. Sentiamo.
Casa dell'Acqua di via Felicetto, Guardia, frazione 10 Reale. Un servizio di approvvigionamento del prezioso liquido particolarmente apprezzato dai cittadini acesi e non, ma che a sentire diverse lamentele di alcuni nostri telespettatori presenta delle lacune. Come mostrano le immagini, infatti, e come segnalato da alcuni fruitori, la strada sterrata presenta buche e pietre, creando un disagio sia per gli automobilisti che per i pedoni, oltre che a trasformarsi in un fango quando piove. Ma soprattutto quel che salta di più agli occhi è altro. In primis l'immondizia per terra e accanto alle fontanelle dell'acqua, frutto dell'inciviltà di molti che faticano a rispettare i luoghi pubblici così come fanno con le loro case. Ma rappresentare un vero pericolo per la sicurezza è questa recinzione metallica che avrebbe dovuto sostituire un muretto mai esistito. Dietro infatti il terreno presenta un dislivello che potrebbe risultare pericoloso per i più distratti, soprattutto in macchina, ma il vento, chissà cosa, l'hanno praticamente buttato giù. Diverse lacune, insomma, che se risolte potrebbero valorizzare ancor di più il sito, rendendolo sicuro, funzionale e pulito. Non che adesso versi in condizioni disastrose, va detto, ma tutto è migliorabile e quando si parla di sicurezza non vanno mai posti limiti. Altre segnalazioni giungono invece da via Manzoni, sempre ad Acireale, rischio incendi alto, infatti ne abbiamo già parlato la scorsa settimana ma le cose non sono cambiate. Di recente infatti la via è stata interessata da lavori di potatura degli alberi e fin qui tutto bene, se non fosse che gli stessi rami, diventati ormai secchi sotto l'arsura estiva, sono rimasti lì a terra sul ciglio della strada. Basterebbe dunque anche un mozzicone di sigaretta per accendere un incendio che diventerebbe pericoloso per passanti, residenti ed anche per i titolari di attività commerciali del posto. Una nostra telespettatrice così oggi ha nuovamente segnalato il problema, auspicando un pronto intervento da parte degli organi competenti. Si riaccendono i riflettori sull'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Questa sera alle 18 al Palazzo del Turismo, promossa dal consigliere comunale Riccardo Castro, di concerto con il Tribunale per i diritti del malato, si terrà un'assemblea pubblica dal tema un'assunzione collettiva di responsabilità per salvare l'ospedale dall'inevitabile declino. Prevista la partecipazione del sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, del presidente della Commissione Sanità dell'ARS, Giuseppe Di Giacomo, e ancora del direttore sanitario del presidio, Salvatore Scala, e di esponenti della Direzione Generale dell'ASP Catania. Sono stati invitati ad intervenire nel dibattito anche il presidente del Consiglio Comunale Rosario Raneri, Pippo Greco, segretario regionale di Cittadinanza Attiva, rappresentanti sindacali e delle associazioni di volontariato, i sindaci e i deputati nazionali e regionali del territorio. Introdurrà i lavori Carmelo Musmeci, presidente del locale Tribunale per i diritti del malato, coordinerà il consigliere Riccardo Castro. Un'assemblea che, ha detto lo stesso Castro, che tra l'altro è un addetto ai lavori, essendo dirigente medico all'ospedale di Caltagirone, che parte da lontano sia per l'impegno del Tribunale per i diritti del malato, che già in passato ha organizzato assemblee del genere, che per i miei solleciti presentati in consiglio, dove mesi fa ho avuto modo di presentare una mozione. Si discuterà di quella che è una risorsa importante del nostro territorio, che va tutelata. Appuntamento dunque stasera alle 18 al Palazzo del Turismo. Adesso è tempo di fermarsi nuovamente, a tra poco per la terza ed ultima parte di Reporter. Martedì 2 agosto Radio Etna Espresso festeggia in Piazza Duomo ad Acireale i primi 40 anni con una straordinaria serata di gala con Carlo Caneva, i Fusibili, le Tagliole, i Brigantini e tanti personaggi storici della radio che direttamente o indirettamente parteciperanno alla serata. Voci e volti che oggi sono diventati anche noti personaggi nel campo della musica, del giornalismo, attori, attrici, conduttori radiofonici e televisivi nazionali. Ci vediamo martedì 2 agosto in Piazza Duomo alle ore 20:30, al termine del talk show Discoteca sotto le stelle.
Il centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino alla biblioteca Zelantea. Centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi Saime, via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale. Per info 095 60 48 83. Tomarchio Ottica, occhiali da vista, da sole e lenti a contatto. Tomarchio Foto, da sempre le migliori marche per le tue immagini migliori. Tomarchio è un negozio OXO, 100% ottici optometristi. Richiedi la OXO Family Card di Tomarchio, avrai grandi vantaggi. Tomarchio, ottica e fotografia. Corso Italia 18A, a Cireale. Professionalità, servizi e assistenza personalizzati. Profili ha cambiato look. Ora è nel nuovo showroom, sempre in corso Savoia, ma al numero 157, con più spazi e una luminosissima esposizione di oggetti prestigiosi e di classe. Servizi di piatti, bicchieri, posate, anche per il quotidiano. Oggettistica, oltre a un grandissimo assortimento di raffinatissime bomboniere per ogni circostanza da impreziosire. Profili, da 30 anni con i nostri oggetti abbiamo arredato le case di tante famiglie. Profili, nuovo showroom in corso Savoia 157. Se avete scelto l'Etna come meta, passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar. Dalla scuola pasticcera Acese, centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione alla tavola calda, dalla rinomata granita di mandorla agli aperitivi, dalla pasticceria con produzione giornaliera alle paste di mandorla, ai gelati tutti i gusti. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar, in via Roma 216. Fermatevi! Rientriamo in diretta per la terza ed ultima parte di Reporter. Torna ad Acireale la mezzanotte dei bambini, la due giorni dedicata ai più piccoli, al via da domani. Sentiamo. Torna per il terzo anno consecutivo la vincente kermesse Mezzanotte dei Bambini Orange Revolution, un evento unico, pensato, ideato e strutturato tutto su misura dei veri protagonisti, i bambini. Artisti, attori, carristi, colori animeranno la mezzanotte acese. L'evento aprirà i battenti venerdì 29 e sabato 30 luglio dalle ore 18.30 alle 24. Tanti laboratori da organizzare, tante attività nuove, soprattutto con anche la presenza dell'Etna Comics, che riorganizzerà proprio un'arena dove, non vi dico altro, però ci sarà proprio un momento dedicato alle famiglie e ai bambini. E quindi ci sarà proprio questo ampio spazio dove si riproporrà una guerra, diciamo, stellare, ecco, vi dico solo questo. Piazza Duomo, Largo Giovanni XXIII, Largo 25 Aprile, Corso Umberto, Piazza Garibaldi saranno protagoniste della Mezzanotte dei Bambini, un circuito ricco di eventi e sorprese che illuminerà la fantasia di tutti i bambini, proiettandoli in una dimensione surreale. La novità è nel percorso, che sarà da Piazza Duomo a Piazza Garibaldi, quindi nel circuito della ZTL. E giorno 30 ci sarà una novità, quindi alle 20 in Piazza Duomo partirà la Orange Family Run, che è una manifestazione che coinvolge le famiglie, bambini, genitori, zii, che si esibiranno, che si cimenteranno in un percorso ad ostacoli lungo il percorso della ZTL. Alla fine i bambini che partecipano riceveranno un premio e un omaggio da un esercizio commerciale del centro storico. Quest'anno la mezzanotte si sdoppia, quindi saranno due giorni di divertimenti e di giochi per i bambini, il 29 e il 30 luglio. E il 29 luglio, diciamo che l'impostazione è sempre quella degli anni precedenti, quindi si inaugurerà alle 18.30 con tutti i laboratori, giochi gonfiabili, animazione, e dalle 19.30 sul palco di Piazza Duomo si alterneranno le scuole di danza che faranno delle esibizioni. Domani sera invece, come ogni venerdì, torna alle 20 al Palazzo del Turismo di Acireale lo spettacolo dell'Opera dei Pupi, inserito all'interno del cartellone Acireale Estate. Domani sera è in programma il duello tra Ideo il Selvaggio e Tigre Leone, tratto dalla storia epico-cavalleresca di Erminio della Stella d'Oro e Gemma della Fiamma, una libera riduzione di Nello Caramma, direttore artistico del Teatro Stabile dell'Opera dei Pupi di Acireale. L'ingresso sarà libero.
Grande successo invece ieri sera per la sesta tappa di Vivaci 2016, la tappa Jolly in piazza Pasini. Divertimento in salsa barocca dunque con la band Antipasto all'italiana che ha deliziato il popolo di Vivaci con la sua musica italiana di tutti i tempi, rievocando antichi ricordi e ripescando vecchie note e canzoni che hanno fatto emozionare i più nostalgici. Poi a seguire il DJ set con Marco Bertani e Max Fardelli che hanno acceso la voglia di ballare della gente di Piazza Pasini fino a notte fonda, scatenando la voglia di estate del popolo del Ghiacciolo Verde. Nel cuore dell'estate adesso Vivaci si prepara per la settima tappa del tour in programma mercoledì prossimo 3 agosto nel locale Il Sole e il Sale in via Nazionale per Catania per un'altra serata di divertimento targato Vivaci 2016. Siamo allo sport adesso, parliamo di calcio. La Ciriale sogna la Serie D a maggior ragione dopo l'acquisto del forte attaccante argentino Piuca lo scorso anno al Troina da lunedì prossimo. Intanto parte il ritiro precampionato, sentiamo. Sarà argentino il nuovo numero 10 della Ciriale Calcio, ha firmato ieri in sede al Tuparello infatti il 28enne Pablo Cristian Piuca, 16 gol la scorsa stagione con la casacca del Troina ed un calcio infallibile dai tiri da fermo. L'attaccante sudamericano farà da spalla o da competitor di Gerlando Contino e chissà se accanto a loro, sulle fasce, oltre a Fabio D'Agosta, già ufficializzato, agirà pure Jaime León Merito per una Ciriale che parli spagnolo e che punti dritto al salto di categoria. Il direttore sportivo Pasquale Sanseverino, infatti, dopo aver chiuso anche per il difensore centrale Pettinato, promesso sposo del Troina, nelle prossime ore incontrerà l'ex attaccante acese ingranata ai tempi della Serie C per trovare un accordo e chiudere così il parco offensivo a disposizione di mister Giuseppe Anastasi. Anastasi che sarà affiancato ancora una volta dal vice Sebi Cantone, da Lorenzo Mirabella, preparatore atletico, e da Ciccio Spampinato, il preparatore dei portieri. Emanuele Merola invece ricoprirà nuovamente il ruolo di team manager. Completato l'organigramma dunque ed in via di definizione anche la questione Under, con Sanseverino al lavoro per chiudere con alcuni ragazzi di Catania e Cosenza, è stata risolta anche la questione relativa al ritiro precampionato. Da oggi sono cominciati i test atletici al campo Bonaiuti di Mascalucia, mentre da lunedì prossimo e fino al 14 agosto il precampionato della Ciriale si svolgerà a San Pietro Clarenza per preservare anche il manto erboso del Tupparello che necessita di interventi e che non va stressato particolarmente in vista delle prime gare ufficiali. Tutto è pronto insomma stamane, poi il presidente Nicola D'Amico e il direttore generale Simona Marletta sono stati ricevuti dal sindaco Roberto Barbagallo al Palazzo di Città, un incontro conoscitivo nel caso di Marletta, distensivo invece con il presidente acese dopo le ultime settimane infuocate dalla trattativa poi sfumata con Franco Proto, unione sponsorizzata dall'amministrazione comunale. Un incontro costruttivo come definito dalle parti per una Ciriale che sogna, anzi che sogna con Pablo Piuca, la Serie D. Siamo in chiusura, è tempo di andare a scoprire le previsioni meteo per domani. Cielo sereno, venti deboli, temperature stazionarie comprese tra 24 e 32 gradi, mare calmo. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, vi ricordo che è possibile farlo anche nella nostra pagina Facebook ufficiale Etnoespresso Channel trattino TG Reporter per rivedere in qualsiasi momento tutte le edizioni in archivio del nostro telegiornale che torna puntuale domani alle 13:40. Arrivederci.